Sicilia a livello internazionale per Palermo Show e i 25 anni di Panastudio. Caro Francesco, ci ricordi che siamo tutti un po' più blanche, però è più bello perché con questa polvere da palcoscenico un po' sulla barba, un po' sui capelli, sui laterali, ci sentiamo un po' più saggi. Questa saggitudine stasera la smonteremo con un po' di leggerezza e facciamo tutto, ogni bene, perché gli auguri non si fanno a teatro, allora ogni bene a Francesco Panasci, al suo lavoro, alla divulgazione della Sicilia, della sicilianità. E mettici pure a noi in mezzo, che noi ci stiamo su questo carrozzone. Ciao. Canta, suona, e fa l'imprenditore, è un artista a tutti gli effetti, a 360 gradi. E per finire è dentro il mio film dal titolo Nato con la camicia. Anche lui, secondo me, è uno nato con la camicia. Siamo felicissimi di condividere questo festeggiamento con lui e di celebrare, possiamo dire, è una celebrazione per i suoi anni. E anche per quello che lui ha fatto, anche insomma, per poi, il brand Sicilia. No, che poi lui è anche cavaliere della Repubblica, quindi sì. Voglio dire, Panastudio. Ma poi c'è una cosa che ci accomuna, a meno che accomuna me e Francesco. Lui, da qualche anno, ha pure l'Harlan Davidson come me. E quindi, capito, siamo diventati più fratelli. Diciamo che l'Harley rappresenta un po' il mezzo con cui noi artisti cerchiamo di esportare la sicilianità fuori. Un grande amico, una grande persona e soprattutto una persona con la quale abbiamo collaborato anche in varie attività lavorative con l'ufficio. Abbiamo avuto modo di fare, lui è stato editore del libro che abbiamo pubblicato sulla cattedrale, Divino Tempio. Anche con la sua tecnologia, perché ha proprio a grande possibilità, cioè siamo riusciti a fare anche il rilievo della cattedrale proprio con il drone e ci ha consentito di portare avanti, di poter fare il progetto e quindi portare avanti i lavori che ora stiamo ultimando. È inutile dire, oltre alla dote, al talento, è un grande amico per me, grandi sabati passati al bar, a passeggiare, a stare assieme, a parlare di visione e di grandi progetti sempre, come quello di stasera. Tanti auguri Francesco. Mi ha fatto piacere ricevere l'invito, io ho molta stima di Francesco e la dimostrazione è quello che c'è nella piazza. Francesco, oltre ad essere un mio carissimo amico, è un professionista serio, ha creato una realtà che va anche oltre la Sicilia. E quindi i miei complimenti a Francesco, lo abbraccio affettuosamente e spero che questa sia una di tantissime altre manifestazioni organizzate dalla Panastudio e con la regia sempre del grande amico Francesco Panasci. Sono contento e gli faccio formulo un mondo di auguri, chiaramente anche da parte della nostra amministrazione regionale. Devo dire che grazie a Francesco mi ritrovo in una squadra di professionisti, giornalisti, tutti del settore, ognuno specializzato appunto in una propria attività. Devo dire che questo ringraziamento va a Francesco Panasci, in quanto è riuscito a trovare una squadra tale da poter cercare di mettere in opera tutta una sua attività giornalistica. Io diciamo, faccio parte della squadra, immodestamente, che collaboriamo con il moderatore a livello giornalistico, anche con la nostra Camera degli Avvocati Tributaristi, c'è un settore anche di tipo economico molto importante che va avanti con lui, oltre alla collaborazione professionale e giornalistica, e quindi gli facciamo i migliori auguri perché questa tappa possa essere sicuramente un primo traguardo di un percorso ancora molto più lungo, di quella che è la sua multiforme capacità che va dal giornalismo allo spettacolo, alla musica, quindi tanti auguri e in prospettiva di un bis abbastanza vicino. Un grande musicista, un grande editore, un grande compositore, una persona che si è spesa anche per il prossimo, per un futuro di prossimità per la Sicilia. Auguro al grande Francesco, mio fraterno amico, veramente tanta gioia e tante soddisfazioni e tante gratificazioni professionali. Lui non si è soffermato a fare eventi soltanto per Palermo, ma anche per mostrare quanto di bello c'è a Palermo c'è davvero tanto di bello, a livello internazionale. E questo quest'anno coincide anche con il 400° anniversario del Festino di Santa Rosalia, che a breve sarà presentato, carattere internazionale, quindi come non essere qui. Auguri Francesco, e continua sempre così. Lo conosco dal 1987, evento benefico alla Chiesa del Cottolengo. Carissima amica Maria Chinnici mi dice: arriva un bravissimo pianista, si chiama Franco, da quel
momento per noi rimane Franco Panasci, ma lui non vuole più farsi chiamare Franco perché è diventato un grande Francesco Panasci che ci fa onore conoscere. Ringrazio la Panastudio, una società artistica che dedica la propria attenzione agli artisti siciliani da 25 anni. E Francesco Panasci è sempre particolarmente sorridente e innovativo nelle sue scelte artistiche. Lo ringrazio per avermi coinvolto, io sono Giovanni Mattaliano, stasera suonerò per il suo pubblico, per il pubblico di Palermo, una mia composizione dal titolo Luz. Ma sempre auguri, ma non un giorno, di 100 giorni, sempre così però, brillante. Numero uno, auguri Francesco. Facciamo gli auguri a Francesco, facciamo gli auguri alla Panastudio e siamo qui per dare sfogo a quella che è la cultura a Palermo, la musica soprattutto, che da 25 anni appunto con questa iniziativa stiamo promuovendo per quello che è appunto quello che vedrete sostanzialmente subito dopo con questo concerto, con questo show appunto relativamente. Che dirvi, lo conosco da tantissimi anni, Francesco è Francesco, auguri Francesco, te lo meriti tutti i sacrifici che tu hai fatto, oggi sarai ripagato. Auguri innanzitutto a Francesco e poi siamo qui perché è un evento insomma bellissimo da vedere e poi anche per curiosità, perché erano più di 10 anni che non entravo al Politeama. È una iniziativa molto interessante e sono molto fiera che a Palermo esistano queste iniziative. Facciamo gli auguri sicuramente a Francesco Panasci, ma abbiamo anche l'onore e il piacere da buon palermitani di trovarci in un contesto storico non indifferente, quindi comunque cogliere l'occasione per accedere al Teatro Politeama e grazie all'invito di Francesco Panasci per noi è un onore. Siamo una ventina di persone stasera, quindi sicuramente il successo è garantito all'accesso, poi vedremo a fine spettacolo. Tanti auguri Francesco e sono qua perché Francesco è una grande persona con la G grande maiuscola, praticamente oltre a conoscerlo da una vita mi curo l'immagine di Francesco Panasci, ho questo onore. Uno che riesce ad aggregare un sacco di persone, un sacco di artisti. Auguro a Francesco altri 100 anni di questa attività e che questa sera sia magnifico per tutti. Una battuta, ci sarebbe da fare proprio un trattato scientifico, direi, più che altro, più che battuta, comunque è, che dire, dinamico, esplosivo, pieno di idee, soprattutto per la cultura made in Sicily e gli artisti siciliani, la cultura tutta in generale. Auguri a noi, alla Panastudio, a tutto il gruppo editoriale, a Francesco.